Ciao ragazzi, faccio questo video perché in tanti mi avete chiesto informazioni, no? Volevate un altro video su Vlahovic. Io, dal canto mio, quando c'è qualcosa di cui parlare, lo faccio, quando invece non c'è niente di cui parlare, sto zitto. Quindi ho deciso di inventarmi questo video e voglio sapere anche la vostra opinione, la vostra posizione sull'argomento. Io di Vlahovic ne ho già parlato, che si sappia. L'ho fatto in un video che è uscito la settimana scorsa, vi invito ad andare a rivederlo o a vederlo per la prima volta, ve lo lascio qui sopra nelle schede, potete raggiungerlo tranquillamente dal mio canale YouTube. Vi chiedo di mettere un mi piace a questo video, di continuare il supporto che ho avuto anche nelle pagelle di oggi di Milan Juventus 0-0. Vi ringrazio per tutta la compagnia e il supporto di questi giorni. Ma proprio delle pagelle di Milan Juve voglio parlare per iniziare questo video. Veramente due parole molto molto veloci, poi iniziamo a parlare di calciomercato con Bentancur Aston Villa e Vlahovic Juventus. Perché voglio parlare delle pagelle? Perché voglio mettere in chiaro una cosa, perché in tanti mi stanno continuando a dire sì, però basta criticare Allegri, inizia a criticare i giocatori, però non dovresti essere così buono con Allegri, dovresti spingere di più. Quando analizzo le pagelle di una partita, parlo di quella partita nello specifico, l'ho già detto di recente, ci tengo a ribadirlo ancora una volta. Quando invece faccio una considerazione generale, che ne faremo diverse in questo periodo dato che la Juventus non giocherà per un po', è un'altra cosa. Se devo dire una cosa, se devo dire una cosa forte, traduco, in tanti mi dicono perché non dici che Allegri deve essere esonerato, perché non lo penso. Nel momento in cui mi sbilancio con una cosa così forte, significa che questo percorso lo devo portare avanti. Non è che oggi posso dire Allegri lo vorrei esonerato, poi domani tra due partite no, Allegri lo vorrei ancora, no, Allegri lo vorrei esonerato, no, Allegri lo vorrei ancora. Non è un'altalina, è un canale YouTube, il canale YouTube gestito da una persona che quando prende una posizione la prende definitivamente e non cambia idea. Io ve l'ho già detto, ad oggi ad Allegri do ancora fiducia perché l'obiettivo è entrare nelle prime quattro. E in questo momento questo è un percorso da squadra che nelle prime quattro ci può arrivare, come no. Potrebbe essere il fanalino di coda entrare all'ultima giornata. Se devo parlare di una singola partita, non ho problemi a dire cosa mi piace e cosa non mi piace. Non ho problemi a bocciare o a promuovere in base a quello che vedo. E vale per l'allenatore e vale per i giocatori. Nelle sessioni di calciomercato invece non ho paura a dire cosa penso della dirigenza. Perché lo sapete bene. Io sono della vecchia scuola, e cioè da prima che iniziasse il mercato vado dietro a un'idea. Qualcosa va fatto. Se non si fa niente è un altro mercato fallimentare, un'altra sessione di calciomercato fallimentare. Ci sono ancora 7 giorni di tempo per fare qualcosa. Vediamo che cosa succederà, perché un'uscita al 99% ci sarà, che è quella di Aaron Ramsey, e vedremo se la Juventus riuscirà a incastrare sul mercato altre uscite e altri ingressi. Ma tutte le volte che analizziamo la singola partita, parlo di quella partita lì, è inutile parlare delle altre, magari possiamo fare un confronto, un parallelo, ma dirmi secondo me Allegri ieri ha fatto bene male perché nell'altra partita invece ha fatto bene male, non c'entra niente. La partita di ieri è stata chiara, è una partita in cui la Juve fa 0 tiri in porta, non mi convince e non mi convincerà mai, e penso di avere la libertà di dirlo, la libertà di dirlo. E poi eventualmente cambiare idea sulla prossima partita, non perché sono matto e voglio cambiare idea di partita in partita, ma proprio perché se analizzi una cosa singola, analizzi quella. Quando fai un discorso generale, ne fai un altro. Il discorso generale di oggi è una Juventus che prova a giocare a viso aperto contro tutte le squadre della Serie A, tranne quelle che considera più rognose e ostiche, e quando va a affrontare quelle lì, che sono quelle prime quattro in classifica, partite molto più prudenti e attente. Questo mi sembra il riassunto perfetto della posizione di oggi della Juve, ma questo è un caso generale. Partita di ieri, partita che non mi è piaciuta. Questo per concludere un po' tutto il discorso relativo Juve-Allegri, perché non ti sbilanci, perché ti sbilanci troppo. Io lavoro così, questo è il mio modo di ragionare, e quando prendo una posizione ci tengo a confermarla e a ribadirla nel tempo. Per questo non mi sentirete mai a gennaio, a meno che non sia una situazione disastrosa, allucinante, dire questo allenatore se ne deve andare e robe del genere. Perché io credo nel lavoro delle persone e lavoro a lungo termine. E sono convinto che Massimiliano Allegri sia un allenatore con esperienza e bravura tale da capire qual è il momento e capirlo meglio di me in relazione a quello che è stato detto ufficialmente dalla Juve, non quello che è filtrato tra varie conferenze e robe del genere.
Parliamo di calciomercato, perché ve l'ho detto, qualcosa andrà fatto, ve l'ho detto, Ramsey probabilmente uscirà, c'è Arthur Arsenal sempre aperta, ma in questo momento tutto tace, non svegliamo il can che dorme, perché Locatelli ieri con la munizione salterà per qualifica la partita con l'Hellas Verona, la prima partita che andremo a fare al rientro da questa pausa, e quindi abbiamo bisogno di Arthur. Per quanto riguarda Ramsey, vedremo dove andrà, probabilmente Premier League, in che modo, con quale formula dovrebbe svuotare l'armadietto già in questa settimana e iniziare la sua nuova avventura inglese. E ragazzi, tutti i centrocampisti della Juventus a questo punto, tranne Rabiot, sono sul mercato, perché Aston Villa su Bentancur, non c'è ancora un'offerta ufficiale. Romeo Agresti ieri ha confermato la presenza del capo scout dell'Aston Villa San Siro per osservare la partita di Bentancur, e l'abbiamo detto nelle pagelle, probabilmente è stato uno dei migliori in campo, se non il migliore in campo in fase di interdizione, in fase di impostazione rimane quello. Ma se io, capo scout dell'Aston Villa, mi prendo su dall'Inghilterra, vengo in Italia, vado a San Siro a guardare la partita di quel giocatore, mi fa una partita del genere, io torno a casa e dico: ehi ragazzi, non facciamocelo scappare, non facciamocelo sfuggire, sempre basato su quella singola partita, e poi vanno analizzate tutte le altre. Si parla di un'offerta che potrebbe arrivare alla Juventus tra i 20 e i 25 milioni, una roba del genere. Attenzione, perché la Juve invece c'ha una clausola di recompera, tra virgolette, sulla rivendita, più che recompera, sulla rivendita, e la Juventus dovrebbe andare a riconoscere circa il 30-35% del valore che andrebbe ad incassare, e dovrebbe darlo al Boca. Una trattativa assurda quella di Bentancur, perché ci prendiamo il diritto di prelazione su Tevez, lo paghiamo 15 milioni e questa clausola del 50%, e ogni tot anni dobbiamo dare dei soldi per abbassare questa clausola. Insomma, fin dalla fiera Bentancur lo paghi 30 milioni di euro circa, lo cedi a 20 e te ne pigli 10, quindi cioè, se questa sarà l'offerta, questo sarà il ricavo della Juve, una minusvalenza assurda. Io, lato mio, non piangerei di fronte a una cessione di Bentancur, devo essere più onesto possibile con voi, me la farei scivolare addosso piuttosto tranquillamente, però in questo momento io ragiono sulla Juve che andrebbe addirittura a perderci dei soldi, una Juve che in questo momento, se devo scegliere chi cedere a centrocampo tra Bentancur e Rabiot, io cedo Rabiot tutta la vita, ma questa cosa ve l'ho già detta più volte, anche perché un Bentancur guadagna meno di 2 milioni di euro, 2 milioni e mezzo di euro l'anno, una roba del genere, Rabiot guadagna 7, Rabiot è un pelo più vecchio di Bentancur, e io quest'anno, se devo comparare, paragonare le stagioni dei due, l'ago della bilancia pende tutto dalla parte di Bentancur piuttosto che da quella di Rabiot. Se devo scegliere uno dei due da cedere, poi Bentancur nella mia testa rimane una riserva e nulla più, o un giocatore che entra nelle rotazioni e nulla più. Non è un fenomeno, non è un fuoriclasse, ha fatto una stagione fantastica con Maurizio Sarri alla Juve, tutte le altre sono state un po' di anonimato, quindi ben venga eventualmente una cessione di Bentancur, ma se c'è di mezzo questa clausola di 30-35%, non so quanto sia idonea una cessione adesso di Bentancur, ed eventualmente capire con chi andrebbe rimpiazzato sul mercato. Si è parlato di Rovella, di Zaccaria, vi ho già fatto un video in questi giorni per illustrarvi i profili dei calciatori. Io non credo che la Juventus vada a cedere Bentancur per prendere Rovella, perché sono due giocatori completamente diversi. Più verosimile una cessione di Bentancur per prendere Zaccaria, in quel caso sarei assolutamente d'accordo, lasciando stare tutto il discorso di Rabiot, Bentancur, della clausola, non mi interesserebbe, sarei veramente contento di fare un cambio del genere negli ultimi giorni di gennaio. Ma ancora più contento sarei dell'arrivo di Dusan Vlahovic. Ora, le ultime notizie, non è che ci siano notizie, cioè non c'è una trattativa vera e propria, però anche ieri la Fiorentina, dove Vlahovic non era stato convocato, verosimilmente per Covid, non c'è ancora ufficialità su questa cosa, la Fiorentina tramite Gio Barone ha detto: offerte dalla Premier non ne sono arrivate. Non escludo che possa accadere qualcosa eventualmente anche in quest'ultima settimana di calciomercato, però il ragazzo e il suo agente devono essere chiari a farci capire che cosa vogliono fare, perché non stanno rispondendo alle domande. E è sempre un pare, sono sempre ricostruzioni, notizie che vengono date sui giornali, è sempre Fabiana Della Valle che sta spingendo con questa storia. La Gazzetta anche oggi dice: Vlahovic subito, la Juventus e Vlahovic si sono scelti a vicenda, 6-7 milioni di ingaggio al giocatore, che è disposto a rompere con la Fiorentina
per arrivare già a gennaio, se non sarà gennaio probabilmente potrebbe essere anche a giugno, ma possibilità che questo affare vada in porto. Io rimango della mia idea che vi avevo illustrato sul video, non posso fare altro però che dirvi che per quanto la mia testa continua a spingere verso il no, non succede assolutamente no, il mio cuore da tifoso, io sono un tifoso della Juventus e provo a raccontarvi le mie opinioni, le mie sensazioni. Il cuore dice sì, la testa dice no. Mi pare di vivere un po' quel famoso momento Ronaldo, sia per l'ingresso sia per la cessione, perché per l'ingresso non ci credevamo, sembrava impossibile per una miriade di motivi, e per la cessione invece è stato tutto veloce. Per l'ingresso di Vlahovic mi sembra impossibile per le dinamiche, non abbiamo soldi, mercato di gennaio, roba del genere, e a maggior ragione con così poco tempo. Però la vicenda Ronaldo, entrata uscita, qualcosa deve averci insegnato, e si trattava di Cristiano Ronaldo, uno status differente da quello di Vlahovic, del giorno d'oggi di Vlahovic, giocatore che sarebbe ideale per questa Juve, non ve lo devo dire io, poi eventualmente ne parleremo anche sotto un aspetto un po' più dettagliato, un po' più tecnico-tattico. La testa dice no e il cuore dice sì. Questo è. Poi, secondo me ci sono delle difficoltà allucinanti, evidenti, quindi davvero ci credo poco. Non dico che ci credo zero, questo deve essere ben chiaro. Ci credo poco, ma non ci credo zero. Ed è proprio il titolo del video. Che cosa fai se arriva Vlahovic? Io la mia l'ho già detta, l'ho scritto anche su Twitter, ne ho parlato l'altro giorno su Instagram in una storia, su Twitter ho fatto proprio il post. Se arriva Vlahovic, sono disposto a cambiare colore di capelli. Però voglio sapere la vostra. Cosa siete disposti a fare in caso di arrivo di Vlahovic già a gennaio alla Juventus? Adesso sì, adesso parliamo di calcio mercato. Calcio giocato lo mettiamo da parte per un po', abbiamo analizzato quello che è successo, ci sono 7 giorni intensi, Juventus qualcosa devi fare, perché non mi sento tranquillo a finire l'annata così. Vediamo se riusciamo a regalarci addirittura un sogno incredibile come Vlahovic a gennaio.